È il giorno del Giocacina, Grosseto, ginnastica, ma soprattutto solidarietà con Fabio Nocchi, coordinatore ginnastica WISP Grosseto. Oggi è una bella giornata di sport e non solo. Sì, oggi è una bella giornata di sport, hai detto bene Carlo, è anche una bellissima giornata di solidarietà, perché WISP Grosseto, il nostro comitato, tutti gli anni si contraddistingue per queste iniziative, non ultima la festa della Toscana che abbiamo fatto a dicembre, e Giocacina è l'appuntamento però tradizionale. Oggi avremo ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza, Vittorio Valvo con le sue esibizioni da Signore degli Anelli, le ragazze speciali di Argentario Senza Ostacoli. Avremo tanta solidarietà in una raccolta di fondi che ci vede coinvolti a livello nazionale per un progetto invece che è internazionale, un progetto ai confini tra Siria e Libano per acquistare e promuovere un ludobus, quindi che sviluppa il gioco nei bambini di quelle popolazioni particolarmente colpiti da situazioni veramente di disagio e di guerra pesanti. Quindi comunque WISP vuole promuovere lo sport e vuole promuovere il gioco tra i bambini. Quindi questo è il momento fondamentale, direi, anche della nostra attività annuale, perché lo scopo, il fine di questa giornata è veramente importante. Avremo circa 250-280 fra ginnasti e ballerini che calcheranno la scena del palazzetto dello sport, quindi avremo anche tanta gente che li guarda, tanti genitori, ma anche tanto pubblico, e avremo 10 società interessate da questo evento. Quindi direi un buon successo per il nostro comitato, ma soprattutto un buon successo per il fine che ci siamo predisposti. Tra l'altro una festa nella festa, perché per tanti giovani e giovanissimi atleti quello del Giocacina è ormai un appuntamento classico. Ogni anno questi bambini si preparano per essere qui in via Austria presenti ed esserci per la solidarietà. Sì, hai detto bene, è un momento di festa, è un momento anche, è una prima uscita per alcuni di loro, diciamo che è il primo momento pubblico, quindi diventa una sorta di primogenitura rispetto a quello che poi saranno magari i saggi di fine anno o le gare che andranno a fare per quelli che sono di ginnastica. Però ecco, è un momento importante proprio per quello, perché chiaramente è il primo momento davanti ai genitori, davanti a tanta gente, quindi specie quelli più piccoli sicuramente un pochino soffriranno l'emozione, ma poi penso che dopo la prima nota musicale passerà tutto. Con il presidente della WISP di Grosseto, Sergio Perugini, oggi è il giorno del Giocacina, una manifestazione insomma che per il presidente è un po' una parte di cuore, perché per tanti anni prima di diventare presidente appunto era la manifestazione chiave come adesso delle ginnastiche, quindi era organizzata da lui. Sì, in effetti questo qui è stato il mio primo impegno importante nel comitato di Grosseto, che mi è stata affidata nel 2002, di gestire questo evento che porta grande visibilità sia per la WISP che per la solidarietà che la WISP sempre fa. Sono passati tanti anni dal 2002, ma il Giocacina c'è ancora in ottima salute, oggi 300 bambini, segno che la strada è tracciata bene. Sì, il Giocacina è sempre stato un incremento incredibile delle partecipazioni. Purtroppo le strutture non ci permettono di fare grossi numeri perché ovviamente non possiamo portare 500-600 persone come fanno in altre realtà, però vabbè, ci accontentiamo così, va bene anche così, non c'è problema. E poi tutti questi bambini che giocano e si divertono per aiutare, anche se è una goccia nell'oceano, altri bambini, è sempre bello. Beh, il progetto delle Terre di Hermes è importante, perché prevede l'acquisto di un ludobus da dare ai ragazzi profughi che sono in Libano, e quindi è un qualcosa che i bambini aiutano altri bambini, e questo per la WISP è una cosa fondamentale, questa solidarietà che c'è fra i vari ragazzi.